Incontriamo una startup, Gianluca Manca, Interwine. Allora, la presentazione, raccontiamo che cosa facciamo con questa startup e che cosa ci si aspetta da questa startup. Noi non facciamo vini, perché questa è una cosa che mi chiedono sempre. Intertwine sembra una cosa di vini, ma non facciamo vini, lo dico subito, così onde evitare misunderstanding. No, noi ci occupiamo di storytelling, che sembra una cosa complicata, in realtà è una cosa molto semplice. Storytelling significa raccontare storie. Attraverso la nostra piattaforma gli utenti si possono registrare, lanciare una storia, un prodotto editoriale, che può essere fatto solo di testo, ma anche di immagini, di GIF, di video, insomma di tutto quello che c'è sul web. E farlo continuare da altri utenti, quindi quello che si va a creare è una storia collaborativa scritta a più mani, storia che poi viene chiusa da quello che l'ha iniziata, che quindi è anche l'editor di questa storia, e noi diventiamo editori di queste storie multimediali. Questo è il nostro progetto, è partito circa tre anni fa e quindi già iniziato tre anni fa a Napoli. Noi facevamo un concorso per startup che vincemmo e poi è venuta Digital Magics, che è un incubatore d'azienda milanese, ci ha dato 100.000 euro 3 anni fa. Ecco. E poi diciamo abbiamo lavorato con Corriere della Sera, che ci ha dato altri 50.000 euro. Insomma, abbiamo lavorato un poco nel diciamo 2016. Che l'idea è piaciuta. Nel 2016 abbiamo raccolto 1 milione di euro. Questa è diciamo la chiusura ad oggi, che poi non è nient'altro che un punto di partenza. E lavoriamo insomma con università, scuole, ma anche con aziende, facciamo campagne di corporate storytelling, si chiamano, cioè facciamo raccontare ai nostri utenti i prodotti delle varie aziende, in modo da fare campagne proprio di pubblicitarie che sono un po' meno aggressive delle solite campagne. All'inizio qual è stata la risposta? Diciamo all'inizio noi siamo partiti senza né arte né parte, ognuno di noi faceva altri lavori, abbiamo lasciato i nostri lavori e ci siamo dedicati a tempo pieno a questa cosa, che poi diciamo piano piano sta crescendo ed è diventata poi il nostro lavoro. Ecco, giovane, altri giovani insieme a lei? Insomma... Sì, il più vecchio di noi ha 32 anni, il più giovane ne ha 92-24. Quindi sì, siamo abbastanza giovani, siamo amici, insomma, io credo facciamo un lavoro bellissimo, ci vogliamo bene, insomma, è un ambiente lavorativo. Io quello che ho detto sempre, noi abbiamo lavorato per molto tempo gratuitamente, chiaramente abbiamo investito su noi stessi. Però io, diciamo, a differenza dei trentenni, i miei coetanei non mi sono mai lamentato, cioè io sono sempre stato molto contento del mio lavoro, mi diverte quando vado a lavorare, ci vado con piacere, insomma, già. Anche io non so se diventerò mai ricco, probabilmente no, però felice sì, quindi già va bene. Raccontiamo l'esperienza al primo Best Practice, perché può essere così importante? Beh, innanzitutto il posto è incredibile, io già avevo visto la stazione marittima e secondo me poi per un evento del genere si presta particolarmente, devo essere, perché si sfruttano tutti gli spazi un po' nascosti, insomma è molto molto interessante. Perché può essere importante? Perché, come dire, io provengo da un mondo, io ho studiato filosofia, quindi provengo da un mondo molto particolare, però provengo contemporaneamente dal mondo proprio delle start-up, quelle classiche, quelle diciamo che vanno proprio a fare i contest, cioè sono molto abituato a presentazioni da tre minuti. Ecco. È molto importante però che una piccola realtà come la nostra o come una serie di start-up che ho visto possano confrontarsi anche con realtà più grosse. Ecco, questo secondo me può essere, diciamo, il vero motivo di interesse di una manifestazione del genere. Vogliamo approfondire ancora, insomma, per quanto riguarda questa startup, come potrebbe migliorare ancora? Beh, potrebbe migliorare. Noi adesso lavoriamo solo sul mercato Italia. Chiaramente nei prossimi 5 anni il nostro obiettivo è uscire un po' dal mercato italiano, diventare il punto di riferimento editoriale digitale italiano e cominciare a internazionalizzare. È molto complicato, però diciamo era complicato anche fare una SRL a zero, quindi non lo so, magari ci riusciamo, magari no, però sicuramente ci proviamo, insomma. Va bene, grazie a Gianluca Manca, davvero interessante, come che poi vorrei capire dalla filosofia al web. Io sono sempre stato appassionato di tecnologia, diciamo,
però è anche un fatto di contingenza. Io ho studiato filosofia perché non volevo lavorare, no? Cioè, proprio non mi interessava, ho detto, oh, mi metto a fare scherzo, cioè, sono appassionato, mi è sempre piaciuta la filosofia, però anche un fatto di contingenza. Io credo che io mi sono laureato e avevo 26-27 anni, già lavoravo, però non facevo un lavoro molto piacevole. Credo che però al giorno d'oggi, siccome non è molto facile trovare un lavoro soddisfacente, è meglio un po' rimboccarsi le maniche e provare a fare una cosa più piacevole. Siccome diciamo, io sono un grande lettore, ho scritto, sono appassionato di letteratura e di web, ho cercato di, diciamo, utilizzare queste mie passioni e farli diventare un mestiere. Diciamo che durante la strada si trova il percorso. Poi durante la strada si trova il percorso, però l'importante è fare. Io, questa è una cosa che io dico sempre, no? Pure, che so, quando vado a fare i corsi ai ragazzi. Cioè. Mi sembra che molte volte si parli molto e si faccia poco. A un certo punto, se a uno non stanno bene le cose, poi a un certo punto deve fare. Cioè, perché se no parliamo e non facciamo mai le cose, non va bene. E questo io recrimino della mia generazione solo questo atteggiamento. Perché secondo me, non tutti chiaramente, ma molti siamo un po' pigri, ecco.